Ma che diavolo hai visto? Un fantasma? No, peggio. Ma tu sei uno dei... Buonasera. Com'è entrato nel mio camerino? Ma allora chi ce l'ha mandato? Il procuratore Grimaldi. Fammelo portare qui. Chi sei non lo so. Una cosa è certa, sei di troppo. Era solo. Veniva da lontano. Portava con sé poche cose. Tra queste, uno spietato desiderio di uccidere. Nessuno sapeva perché. Dov'è quel porco? Non allevo porci io. Non fare il furbo con me. Rico, ecco l'uomo, come volevi. Sicché saresti tu quello che va in giro a cercare lavoro buttando giù i miei uomini come se fossero birilli. Aveva un grosso debito da pagare. E adesso era qui. Era qui per chiudere il conto. Prendili. E perché io? È la tua paga quella. Qualcuno ti ucciderà prima o poi. E chi? Quello che mi manda le rose. Era solo. Solo con un carillon, un rotolo di dollari e un coltello. E ogni oggetto aveva uno scopo preciso. Soldi anche qui? No. Solo un ricordo. Un ricordo molto importante. No! Lasciatemi! No! Sta zitta, scimmia! No! Ma cosa cerchi? Chi sei? Nessuno lo conosceva. Agiva nell'ombra silenzioso come una pantera. Colpiva a sangue freddo. Non c'era pietà nei suoi occhi. Un solo lampo d'affetto per una piccola cieca. Sento il dovere di comportarmi lealmente con te, proponendoti uno scambio. Quale? Tuo fratello contro quelle carte che hai tu e che mi stanno tanto a cuore. Aveva scatenato l'inferno. Le note del suo carillon battevano come rintocchi funebri. Oggi poteva finalmente saldare il suo debito e chiudere i conti.